thank you Sivac, l'inzoi, Fazöl. Bene, cari amici di Telegarda appassionati di dialetto, un carissimo saluto a tutti, anche in questa puntata che spero sia sempre interessante e sia accolta da voi con la solita così benevolenza. Naturalmente spero sempre di trovarvi in ottima salute, sempre pronti ad accogliere quelli che possono essere i miei insegnamenti. Naturalmente, carta e penna, mi raccomando. Quindi, un saluto veramente a tutti. Vedete che vi ho accolto questa volta con queste tre parole: vi dico subito che non sono parole alto-gardesane, le sivacce, l'inseu, fa ma le sivacce dovrebbe essere la lisciva, quella che appunto i nostri vecchi usavano, le nostre donne, per fare la bugada, per fare il bucato, acqua calda mista cenere. In Inseu, vedete con la o raddolcita come usano i tedeschi con l'umlaut, così come fazzol, cioè vedete la raddolcita alla tedesca. Beh, i linzoi, so, per noi sono i linzoi, il fazzol è il fazzol, il fazzoletto, le lenzuola. Sono. Bene, perché vi accolgo con queste tre parole appunto, le lesivaz, linzoi, fazzol? Perché sono tre parole che ci arrivano dalla Val di Cavedine. E perché da Val di Cavedine? Perché nei giorni scorsi la mia collaboratrice 5 Stelle Bice, Bice Failo Carmellini, che abbiamo avuto ospite più volte qui in questa trasmissione, appunto mi è arrivata tramite la Bice, mi sono arrivati anzi due bei libretti, due opuscoli, molto interessanti, stampati nel 2015, quindi recentissimamente, prodotti dal comune di Lasino. <coughs> Grazie all'opera dell'Associazione Culturale della Valle dei Laghi e in particolare grazie ai testi di Tiziana Chemotti e alle foto di Attilio Comai. Pensate un po': sono due opuscoli che ci riportano un po' al passato. Vedete che il dialetto è. siamo obbligati spesso a ritornare al passato perché col dialetto si ritorna sempre al passato. Vedete che un primo opuscolo è intitolato La Camera de Stiani, sti con l'apostrofo, voi vedrete il, la, la copertina del libro, e quindi sti con l'apostrofo. L'altro opuscolo invece è I Lauri della donna de Stiani, Stiani vuol dire appunto degli anni trascorsi, degli anni passati. Perché ve li presento? Ma, perché intanto mi permettono di portarvi ancora una volta a contatto con un dialetto che non è il nostro, anche se devo dire, vi devo dire che intanto i due libri sono scritti in italiano, però all'interno c'è tut, tutta una nomenclatura. Tutti i nomi appunto, delle, degli oggetti, delle cose del passato in dialetto sono scritti in corsivo per distinguerli. E quindi da questo punto di vista è un, è un libro, sono due opuscoli veramente interessanti. Vi dicevo, fra l'altro, le parole quasi sempre corrispondono, insomma, fra dialetto altogardesano e dialetto della Val di Cavedine o da Valle dei Laghi. Partiamo dal primo, la Camera Destiani. Fra l'altro eh, ho scoperto che all'asino c'è proprio uno spazio espositivo permanente sia che riguarda la Camera di una volta, sia che riguardi i lavori della donna sempre di una volta del passato. Quindi se andate da quelle parti cercate di scoprire dov'è e sicuramente è un qualche cosa di interessante che richiama in piccolo quello che io ritengo essere veramente un museo etnografico eccezionale che abbiamo a San Michele Aladise. Continuo a dirlo, andate a vederlo perché veramente il museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige, è, è, è un gioiello, ci vuole tanto tempo per passarlo tutto in rassegna, in visita, però vi consiglio di andarlo a vedere. Ecco. All'asilo c'è un qualcosa di più piccolo, più ristretto, che riguarda la camera appunto di una volta e i lavori della donna di una volta. Partiamo dalla camera, ma intanto vi dico ci sono delle bellissime foto di questo signore Attilio Comai, i testi altrettanto belli di Tiziana Chemotti foto di strumenti, oggetti, angoli della casa appunto di una volta del passato con queste parole dialettali e vi dico subito quali sono gli argomenti. Allora si parte dalla camera c'è il let e il paion, il paion, che è il materasso vecchio fatto con le foglie di gran turco e l'astico, la rete che spesso era fatta di legno e il materas de segres segres sono delle fibre vegetali le fibre di cavallo eh, le crini di cavallo erano molto costose e il materas di lana perché qualcuno si poteva permettere un materasso di lana e l'inzeul sempre con quella o raddolcita la tedesca con l'umlaut la querta o valanzana è un tipo appunto di coperta ecco la querta de petoloti e lana de pegora pensate un po' C'era anche la coperta fatta con i petoloti, cosa hanno i petoloti? Hanno i cascami eh, della seta, quindi la seta non di prima raccolta, diciamo così, erano i petoloti. E quindi le coperte a volte erano fatte con i cascami della seta oppure con lana di pecora. E il coprileto, naturalmente tutte scritte in dialetto, queste parole. E il comodin, noi diciamo comodim con Ecco, interessante questo, l'acqua santel, pensate, c'era una, una piccola acqua santiera, ecco, noi diciamo acqua santera, qui si dice acqua santel perché era più piccolo, il quadro, c'era sempre un quadro, spesso un quadro votivo, un quadro religioso, la broca e il l'avamam, allora non c'erano i bagni come adesso, a volte ci si lavava con la broca e il l'avamam, l'armar, bell'armadio, e il costume. Perché nelle case c'erano appunto questi vestiti appunto tipici del folklore locale che si mettevano in determinate occasioni. Poi, non, beh, chiaro, non poteva mancare il baul e la cassa banca. La cuna, beh, la culla. Poi c'erano articoli di abbellimento. Beh, le coltrine, interessante: le coltrine sono le, eh, come si può dire, le tendine. Il Cassabank a Spulk, Spulk, se non era una parola di origine tedesca che sta per scrittoio, Quindi c'era una Cassapanca con uno scrittoio. E poi il Cestel da cosir, cioè il Cestel, noi lo chiamiamo il cestello da cucire. Quindi sentite un po' che bella impostazione! Ha questo, questo opuscolo, questo libro che non è di tante pagine ma è veramente interessante perché è fatto con una scrittura intanto non troppo piccola ma bella grande visibile anche per noi vecchietti rispetto in italiano ma con le parole dialettali in corsivo e poi con queste bellissime foto che veramente ci riportano a tempi passati a usi e costumi della gente trentina in questo caso della val di cavedine di lasino dei tempi passati quindi questo primo opuscolo veramente merita una grande attenzione. Complimenti quindi agli autori sia dei testi che delle foto. Passando al secondo opuscolo, i laori con la O chiusa della dona con la O aperta, non dona, voce verbo donare, destiani, sempre con l'apostrofo. Ecco qui veramente ci, ci permette di capire un po' come lavorava la donna una volta. Penso a mia nonna, mia bisnonna. E ce lo fa capire l'indice, pensate un po'. I cavalieri, il baco da seta, ne abbiamo già parlato più volte con la bice, la bacchicoltura, era un'attività spesso presente in qualsiasi casa. E poi c'è l'aspetto veramente interessante, direi che è il cuore del libro, perché è una giornata tipica della donna d'estiani. E cosa faceva la donna d'estiani? Pensate un po'. Al mattino andava a messa, la messa prima, poi tornava in casa e che faceva secondo me? Preparava la colazione per i figli che magari andavano a scuola, preparava il mangiare per il marito che magari andava in campagna, andava in montagna, quindi dava magari da mangiare per tutto il giorno. Poi cosa faceva? Andava alla fontana, perché non c'era l'acqua corrente in casa spesso, andava alla fontana con i dei a prendere l'acqua potabile, alla fontana magari si fermava con la lisciva per eh, pulire, per fare il bucato poi tornava a casa e che doveva fare? C'erano da fare i lavori domestici, sistemare i letti, preparare il cibo, magari preparare il pane, cuocere il pane in casa. Quando arrivavano naturalmente bambini o magari il marito, bisognava dar da loro da mangiare. Pomeriggio magari andava col marito ad aiutarlo in campagna a pascolare gli animali. Pensate un po', poi tornava a casa e cosa c'era da fare? Con? C'era da cucire, da lavare, ma il cucito, pensando un po', spesso le donne facevano gli indumenti per figli, per marito. Poi spesso doveva uscire a fare la stoppia, cioè la, stop, la stoppia, andare a prendere le stoppie della campagna, queste, queste erbacce che crescevano, che erano i rimasulli di piante tagliate, per portarle, specie in inverno, in stalla agli animali il farletta, raccogliere le foglie per fare la lettiera agli animali. Ecco, far topac, ecco un'altra cosa, il topac, anche questo, erano quelle, quelle poche erbe che potevano crescere in inverno, che potevano però servire sempre per dar da mangiare al, agli animali. Quindi veramente pensate un po', poi dice, stiracola soppressa, eh, bisognava anche stirare, la soppressa, questa... Questa, questo attrezzo da stiro da stirai che spesso veniva riscaldata con le bracci, fare il pane, filare la lana e far calzotti. Però poi qui c'è un, un capitolo che non posso non leggerlo perché è veramente interessantissimo. Ed è vediamo se adesso ve lo trovo. L'avevo messo dentro. Si parla dell'allevamento del bestiame, vediamo dove è finito quando si cerca qualcosa: veramente: la lessiva mi è uscito qua il, il segnale e non lo trovo più. Eccolo qua, pagina 23. Sentite questa qui. Era consuetudine prestarsi l'una con l'altra, cioè una donna con la vicina di casa o con una parente, il mascio del cunel per la riproduzione, al fine di ottenere una coada dei cunei sani. Sentite l'alternarsi fra italiano e dialetto. E qui arriva l'aspetto la veramente che per me è. Se nella stalla c'era la capretta, pensate un po', Occorreva portarla al pascolo e al momento opportuno condurla al bec non al bec, il becco, il, bec, il caprone. Eh, ma c'è un problema. E se questa non aveva l'estro per accoppiarsi, eh, le, quella capretta quel giorno non era la massaia. Pensate un po' cosa sapevano le donne allora. La massaia andava in cerca di un'erba afrodisiaca, ma io non l'ho mai sapere questa qua, Adesso proprio scopro che era un'erba afrodisiaca da somministrare all'animale, la cosiddetta erba delle caore, cioè caore sono le capre, cavre, che prevalentemente sui muretti a secco. Pensate un po', poi davano questa erbetta alla capra, che evidentemente era presa eh, da una grande passione amorosa, da un po' de morbim, e naturalmente succedeva quello che succedeva. I dis, su per la valle, ma è mormorare della Zen: che qualche donna vedeva l'erbetta anche a suo marito, perché era qualche suo uomo che invece che pensare alla sua donna pensava a andare in montagna, a andare per funghi, a andare a casa, a andare a far legna, e quindi ogni tanto vedeva l'erba delle cavre, la sua donna. Quindi questa qua proprio ve l'ho letta perché questa non mai saputa. Questa proprio è proprio una curiosità che valeva la pena, pena dirvela, Beh, bella questa. Quindi questo è il secondo opuscolo, ma poi, nell'opuscolo, ad un certo punto, si parla delle ricette della volta, i ciccioi, la minestra dei fregoloti, ne abbiamo parlato un giorno con Francesco Prati in una sua poesia, mi pare. I pizi, cioè i fagioli col bro, e il caffè col vin, il caffè col Vim, o la minestra col Vim. Mica veo menono, mi ricordo che lui quando ormai la minestra voleva sempre mettere che un po' di vino. Il formai mis, i biroldi, cioè i sanguinacci del maiale, la frittura e poi arrivo la mosa, questa ve la leggo perché ve la leggo prima in italiano, poi ve la traduco in dialetto. Si fanno bollire l'acqua e il latte. Si versa la farina gialla a pioggia e mescolando e si aggiunge un pizzico di sale si cuoce per circa 10-15 minuti e si serve nel piatto calda, versandovi sopra un cucchiaio di zucchero. Allora, come si potrebbe trasformare in dialetto? Eh, la offriamo, dico all'editore, la offriamo magari a qualche ristoratore che la presenta magari nel, nel menù, eh, nella carta in italiano e in dialetto. Se fa boire l'acqua e il latte, se versa la farina zalda, Tanta, eh? E la semescola, la, se, la semina e vi semmette un se pochettino di sal, se cose per 15 minuti, e la mette nel piatto calda e mette sora in cucciarette di zucchero. Quindi mi raccomando, se c'è qualcuno interessato a questa ricetta, se ha seguito bene, provi a fare la mosa. Poi c'è il brusai, questo non posso non dirlo. Eh. In una pentola riscaldare 3 o 4 cucchiai di olio. Quando questo è bollente, inserire 100 g di farina bianca, mescolare di tanto in tanto con un cucchiaio di legno, fino a quando la farina abbia assunto un colore dorato. Quindi procedere versando nella pentola, sempre sbattendo con un frustino, un litro di acqua fredda e un po' di latte. Aggiungere sale quanto basta e far bollire. Al brodo tenso, scusate, al brodo tenso così ottenuto si possono aggiungere crostini di pane abbrustolito o semplicemente piccoli pezzetti di pane anche raffermo. Quindi, nella pugnata scaldare 3 o 4 cucciari di olio quando questo è tan calt mettere 100 grammi di farina bianca menar ogni tanto con un encucciare di legno fino a quando la farina le è diventata salda. Dopo, o po', andare avanti mettendo nella pugnata sempre dando dei bei colpi con il mestol, in chi si può dire anche con la canarola, in litro d'acqua fredda e un po' di latte, Mettere un po' di sal e far boire. Al bro, diventa un po' dur se che poi mettere dei tocchetti di de pan brustolà o anche dei tocchettini di de pan anche vecio. E questo è il brebruzà, quindi... Le donne, mi raccomando, chi che non sa fare il burburusà approfitti di questa ricetta tratto da, appunto, da questi due opuscoli appunto, editi dal comune di Lasino grazie all'attività dell'Associazione Culturale della Valle dei Laghi e grazie ai testi di Tiziana Chemotti e delle foto di Attilio Comai. Quindi mi raccomando, approfittate di questa occasione per eh, contentare i familiari con nuove pi piatti con nuove ricette tratte dalla cucina di una volta. Bene, a questo punto io direi che siamo quasi alla fine. Ho solo da approfittare per magari presentarvi. Sì, potrei presentarvi un vocabolarietto dato che abbiamo ancora un po' di tempo. E questa volta, attenzione, una volta ho dato un vocabolarietto di carattere animale. Questa volta vi presento un vocabolarietto di carattere vegetale. Partiamo con la bazana, eh? la bazana, il baccello, famosa quella dei fagioli, la brugna e la prugna, la camomila, la camomilla. Beh, il capus è il cavolo cappuccio. Beh, la carobola, quella che io da piccolino mangiavo, eh, sarebbe un cibo tipico dei cavalli, ma noi la mangiavamo da ragazzini, la carobola e la caruba. Il corniol o cornaler è il corniolo. Egel, ecco, è fiorito proprio nei giorni scorsi, o sta fiorendo forse, è il maggio ciondolo, è Egel, mi raccomando, con la prima E chiusa. L'erba rava è la rapa rossa, qualcuno dice anche la carota rossa. Erla, beh, è l'edera, l'edera è quella che va dappertutto e che rovina i muri a secco. E Il pever, con una bella prima E chiusa, pever, non pever, pever, è il pepe. Chiudiamo adesso con i classici modi di dire, che ho iniziato da qualche puntata ogni tanto da accennarvi, da proporvi. Se il pare il fa il carneval, ai fioi che tocca far quaresima. Quando i nasce, gli è tutti bei. Quando si è sposa, tutti bravi. Quando i more, tutti santi e chiudiamo per costruire un impero nom il che mette 100 anni per buttarlo zoo che pasta di quindi mi raccomando eh, quando trovate un bel impero qualcosa che i vostri genitori vi hanno costruito cerchiamo di tenerlo ben eh, sistemato perché non cada tutto a ramengo come si dice in buon italiano ma anche mi pare in dialetto bene io direi che a questo punto abbiamo proprio finito mi piaceva presentarvi questi due opuscoli. Vi ripeto l'invito: andate a vedere queste, questi saloni espositivi all'asino. Della camera di una volta, Destiani, e dei lavori della donna Destiani. Quindi, i lavori, eh, gli impegni domestici della donna di una volta. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspetto naturalmente, come sempre, alla prossima puntata. Ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto ciao